giorni. Ben ritrovati a Storie Italiane. Fra pochissimo torneremo a parlare del caso della setta macrobiotica, della psicosetta così definita, un'inchiesta che era partita nel 2013, che ha portato all'iscrizione al registro degli indagati di 4 persone, tra cui Mario Pianesi, noto imprenditore del settore. Sentiremo tante testimonianze, alcune esclusive, e vi racconteremo storie, Storie Italiane. Vi aspetta fra pochissimo. TG1. Esorcismi brutali in provincia di Caserta. Sono stati arrestati un prete, Don Michele Barone, un poliziotto e i due genitori di una 14enne sottoposta al rito. Faceva credere a giovani donne che erano possedute dal demonio e le sottoponeva a medievali e brutali riti esorcistici, dai quali prendeva le mosse per liberarle e purificarle a suo modo, con percosse, ingiurie, minacce, violenza sessuale. La violenza sessuale nei confronti di una delle vittime era estorta con la minaccia, in caso di rifiuto, della punizione divina della Madonna e di San Michele. La squadra mobile sta effettuando perquisizioni a tappeto nella casa del sacerdote alla ricerca di ulteriori elementi che stanno ampliando l'indagine. Ben ritrovati a Storie Italiane, grazie di essere con noi. Continua a fare discutere, a fare notizia la vicenda di Don Michele Barone, sacerdote arrestato per maltrattamenti e abusi. Negli ultimi giorni sono stati ascoltati il vescovo della diocesi di Aversa, Angelo Spinello, e il sacerdote Don Carlo Aversano, unico esorcista autorizzato dalla Chiesa all'interno della diocesi di Aversa. Allora, la posizione, dopo queste testimonianze, la posizione di Don Michele si sarebbe ulteriormente aggravata. Sentiamo questo servizio. Interrogato nel carcere di Vallo della Lucania, Don Michele Barone avrebbe respinto l'accusa di avere provocato uno sfregio permanente alla 14enne durante un presunto rito esorcistico cui la ragazza era stata sottoposta. Nell'interrogatorio si sarebbe giustificato spiegando di non avere mai sfregiato la ragazzina, ma di avere solo praticato una manovra in linea con quelle prescritte dai manuali canonici sull'esorcismo che, al massimo, avrebbe potuto causarle solo un ematoma temporaneo. Intanto, il riesame di Napoli, pur confermato